Eccoci qua con la scarola per fare la pizza con la scarola, che è tipica campana nel periodo natalizio. In teoria la tradizione dice che si mangia proprio alla vigilia di Natale, però comunque in questo periodo è proprio, cioè va bene sempre. Allora, questa è la scarola, quella lì liscia, a foglie larghe, vedete quella con le foglie larghe, appena appena sbollentata. E sono 1,5 kg di scarole, perché ne dovete prendere abbondante, altrimenti poi quando andate a cuocerla, ma la cuocete con un bicchiere d'acqua proprio, giusto giusto per farla soltanto, diciamo, diventare morbida. Di qua mettiamo un filo d'olio. Allora, il filo d'olio, poi ho messo proprio 3 filetti di acciughe sott'olio, una bella manciata di capperi sottosale, che sciacquate un attimino per togliere le sali in eccesso. Le acciughe devono essere proprio diventare cremose, che alla fine non si vedono proprio più perché servono soltanto per dare il gusto, ok? Quindi facciamo un attimino andare queste e poi dopo mettiamo la scarola dentro. Ok, quando le acciughe, i filetti sono ben cremosi, aggiungiamo la scarola. Ok, mettiamo la scarola, la facciamo andare proprio dolcemente, non è che deve friggere, deve soltanto essere stufata. Ma lo stesso anche quando la fate cuocere con un bicchiere d'acqua, quasi come se fosse al vapore, gli mettete giusto giusto un bicchiere d'acqua e basta, che si deve appassire in pratica. Allora, adesso a questo punto, trascorsi 3-4 minuti, possiamo aggiungere le olive, pinoli e noci. Un cucchiaio abbondante di olive taggiasche denocciolate. Poi una bella manciata di pinoli e poi prendiamo le noci. Poi questi sono invece 5 griglie di noci tutte fatte a pezzetti e le versiamo dentro. Poi mettiamo pepe, una bella manciata di pepe e sale. Ok. Allora, visto che comunque la verdura è già cotta, praticamente vedete che le acciughe non si vedono proprio più perché sono diventate cremosissime. La facciamo praticamente stufare ancora 2-3 minuti e la scarola è pronta. E intanto la pasta di pane che ho preparato sta lievitando. Bene, ancora 1 minuto, adesso spegniamo, facciamo rassettare un po' e riposare un po'. Io vi consiglio di mettere le olive come le ho messe io dopo che mettete la verdura, perché se le fate soffriggere insieme all'olio e ai capperi, la verdura rimane amara, perché le olive nere purtroppo danno sapore, ma se vengono soffritte diventano poi danno un gusto amarognolo. Ecco qua, questa è la teglia col filo d'olio oleata e con già un pezzo di pizza stesa e da riempire con la scarola. Bene, una volta messa il ripieno, tutta la scarola che vi ho fatto vedere l'ho fatta nella padella, adesso mettiamo un altro pezzo di pizza sopra, un altro disco. Poi mettete l'altro disco di pasta sopra, lo punzecchiate un po' con la forchetta, altrimenti trasborda il ripieno, e spennellate un po' d'olio d'oliva sopra. Poi al forno, 200 gradi, per 50 minuti, magari gli ultimi minuti mettete forno ventilato, forno statico, 200 gradi, 50 minuti. Primi 40 minuti statico e gli ultimi 10 minuti forno ventilato. Ecco qui la pizza con la scarola appena sfornata. Poi dipende uno la cottura come la vuole. A noi troppo troppo cotta non piace, piace proprio questo colore biondo. Comunque io giusto 50 minuti, 40 minuti forno statico e gli ultimi 10 minuti forno ventilato, perché ha il forno ventilato. E poi la togliete un attimo, fate stare un attimino nella teglia ancora così, la lasciate raffreddare e la togliete dalla teglia. Ecco qui, appena tolta anche dalla teglia, boh, buona degustazione a tutti, buona pizza con la scarola e questo è l'emblema della Campania della vigilia di Natale. Alla prossima e spero vi sia piaciuta.